Tanta tristezza perché sono due persone conosciute nell'ambiente, sono due famiglie storiche, stanno qui da sempre e quindi il dolore nella comunità è molto molto forte, veramente sotto shock tutti quanti, dai più grandi ai più piccoli. E quindi la preghiera innanzitutto per la signora Adele che sembra fuori pericolo. Mentre per la signora Maria sono state elevate subito, sin da domenica sera, nella messa che abbiamo celebrato alle 19:30, la preghiera di suffragio per la sua anima benedetta. Lei le conosceva bene, andava spesso a casa anche a trovare l'altro fratello che vive nello stesso edificio che ha allettato. Sì, esattamente, mi recavo ogni mese presso la famiglia per portare la comunione, specialmente al signor ingegnere che... Ecco, non riusciva a muoversi mentre le sorelle riuscivano a venire qui in chiesa. Ogni volta che mi sono recato da lei è stata sempre una festa, due donne veramente molto molto accoglienti, disponibili, diremmo noi donne d'altri tempi. Mi sono sentito accolto da loro veramente come un figlio e dispiace per come sono state trattate, dispiace per come ecco, si sta concludendo, per una si è conclusa la sua vita terrena, per gli altri ecco, gli ultimi anni, perché anche se... È fuori pericolo, ritornerà a casa, però sicuramente psicologicamente ne rimarrà segnata. Posso chiederle lei che idea si è fatto, conoscendo la situazione, conoscendo la casa? Ecco, lei ha detto due persone accoglienti che potrebbero aver aperto la porta e poi le ha aggredite. Probabilmente perché veramente due donne molto molto semplici per il territorio non si sono mai fatte sentire, quindi non sono state pettegole, non andavano di casa in casa, non ho mai sentito parole disdicevoli, né della comunità verso di loro né loro verso la comunità, quindi due persone veramente per bene, donne di altri tempi, ecco, Ma ribadisco. che potevano far pensare di custodire una ricchezza alla quale poter puntare? No, alla verità conducevano una vita sobria, pure nel linguaggio, nel vestiario, veramente semplici, semplici. Quindi non so come possano aver attirato se c'è stata una rapina o che di qualche malintenzionato. Forse conoscevano chi entrava. Non si sa, qua aspettiamo e siamo fiduciosi delle indagini che si stanno svolgendo, quindi ci affidiamo e rinnoviamo la nostra fiducia proprio a tutte le forze che stanno indagando. E ci auguriamo che possano aiutarci a far luce, ma non per una curiosità morbosa, ma proprio per rispetto di questa famiglia.